Sì, sveglia, è stato tremendo. Io non, neanche quello del 1997 è stato così forte. Di Volchiorino. Quello è stato brutto, è stato anche lungo perché è durato 6 mesi, ma questo non ci sono limiti. Io l'unica cosa che ricordo è di aver urlato come una pazza, ma veramente ero impazzita. Siete riusciti ad uscire di casa? Abbiamo aspettato che finisse la scossa. Dove vi siete messi nel frattempo? Al centro del salone, siccome il mio salone è grande, ci siamo messi al centro sotto l'architrave per poter stare sicuri, per non far sì che insomma ci venissero addosso i muri o i libri, sai, nelle perché case. Perché era dopo... convinta del peggio lei? In quel momento il peggio. Il peggio, perché quando tu sei al buio e non vedi nulla, non vedi quello che ti succede, cosa vuoi pensare? La notte, quello delle 7 in casa, stavo per preparare qualcosa, la scossa è scappato via. E la seconda, piano, lei? Al secondo piano. Quindi è uscito di casa? Sono uscito di casa, sì, dopo siamo da un centro sociale vicino a casa mia. 15-20 persone raggruppate, si discute qua, non ho fatto cena a niente, sono andato in un bar vicino e la seconda quella di... Era nel bar, in questo bar? In un bar, lascia a prendere qualcosa, non ho fatto in tempo, niente, scappati via, ci sono 4-5 studentesse, c'erano un balzo, siamo usciti sulla strada e lì staccata, fatto danni al palazzo, c'era zona rossa. Ora veramente la città è prostrata da un punto di vista proprio di questo centro storico che è diventato uno spettro, ma in realtà ci siamo detti tutti quelli che ho incontrato, ora ci siamo noi, la nostra vita e la provvidenza di Dio che ci aiuterà. Quanti altri morti ci sono stati nei diversi terremoti, anche nell'ultimo a Matrice. Il Signore ci ha salvato, ci sono stati motivi molto importanti perché gli stessi che hanno vissuto la prima, la seconda scossa, il terremoto, senza pensare all'ultima, tutti hanno detto, sono nate con cause che hanno permesso di poter tutti la vita salva.